Ciao ragazzi, ben ritrovati in Underlink91 e benvenuti finalmente nell'ultimo torneo di Nazoom 11 Ghost Strikers 2013. Siamo ormai giunti alla fine, è il momento di preparare la squadra che andrà ad affrontare la gran finale e la prima squadra so che è la Raymon, però non so le altre due, sicuramente saranno tipo Royal Academy o Raymon ancora una volta. Del Go oppure qualcos'altro, e la squadra finale deve essere, spero, nuova. Giocherò con un 4-4-2 classico della Raymon, proprio quello base base. E ora penso che però mostrerò solo l'ultima partita. Ah, la Royal. L'altra volta avevo iniziato un attimino giusto per vedere cosa c'era e c'era la Raymon. Quindi è random. Ah, tutte randomiche! Oh! Vediamo allora se vale la pena mostrarle. Io ora le registro come faccio sempre, col commentary e cose varie. Vi racconto un po' di fatti miei. E se tutte le squadre sono uguali, faccio un post e non pubblico nulla. Voglio dire, tutto qua. Non ha senso. Prima partita finita 7-0. Io direi che non c'è storia. A Raymon. Secondo me sono tutte quante squadre già affrontate a questo punto. Spero però che la terza sia diversa. Secondo me è tutte uguali. 9-0. E ora vediamo questa squadra finale. Spero sia qualcosa di nuovo, anche se credo che sarà una già vista. Ah! Il quinto settore! Buono! Ma lo affrontiamo il quinto settore durante la storia? In parole povere, nel secondo tempo voglio fare il Grand Ferrier. Quindi nel primo cerco di fare il Grand Fire e anche la fiammata tripla. Sì, quinto settore tutto quanto buggato perché non so per quale motivo, ma mettere una grafica lievemente superiore mi dà problemi di texture. È proprio l'emulatore che non ce la fa. Non lo so perché ha questo problemino. Non è ottimizzato, ovviamente. Un emulatore non ce la farà mai ad essere ottimizzato se non sviluppato effettivamente dalla casa produttrice del software. Iniziamo. Fiammata tripla. Ignition. Bellissimo, Grand Fire. Guardalo, già lo investe. Già è finito. Ah, è vero. È vero. Ma chi siamo? Ma vieni! Ma vieni! E andiamo allora, signori! E andiamo il Gran Godo! E gli sventoliamo un po' di palline in faccia a questi, eh? Però il rot è scarico, quindi non se ne fa nulla. Facciamo un po' di teabag, eh? Che fai? Che fai? Ah, Edo Bazooka. Livello 2, così tanto per, no? Per vedere. Lo regge Majin The Hand, quindi probabilmente anche con mano di luce. Allora, vai. Perfetto. Ah, ci riproviamo. Buono, subito. Ah. Kira Whale. Boku Akira. Perché Killer Whale, no? Loro dicono Kira. Infatti Kira sarebbe la traslitterazione di Killer. Quindi in teoria dovrebbe chiamarsi Killer il personaggio e non Kira. Vabbè. Tanto per farvi sapere un po', no? Che sono un conoscitore di sta minchia. Quindi evitando di dire stupidaggini. Eccolo qua. Il richiamo del lupo. Che però secondo me è più bello lupo leggendario, eh. Wolf Legend, no? Ha un suo fascino. Servirà? Non basterà. Non basterà a fare gol. Vabbè, contro uno spirito guerriero ci vuole purtroppo una tecnica tipo fiammata tripla o di egual potenza. Quindi se Hiroto è carico,
Hiroto o Xavier o come volete chiamarlo. Hunter Taylor. Ma quella è un'altra cosa, Hunter Taylor, no? Non ci pensate. Un altro personaggio di un altro universo. Dunque, questo è un tiro con lo spirito guerriero. Lo spiritello Poseidon. Ma ce la farà Poseidon a fare gol alla mano di Darren? O può anche darsi di sì. Voglio dire, però Darren, insomma, ha una bella manona, eh. Guarda lì che robietta. E ce la fa. E Darren, ma chi sei? Secondo me Darren è il portiere più forte del gioco. Non c'è storia, ragazzi. Non c'è storia. Non è carico per niente, mamma mia. Xavier, però, anche tu. What? Dai che la recuperiamo, dai che la recuperiamo. La palla, perché sto vincendo io 1-0. Allora, potrei anche un attimino stollarla e fare dei giretti qui intorno, tanto per gradire. Tanto per gradire, tanto per gradire, gradisco moltissimo. Vai, sventolalo. Il Grand Fire Big Goopan. Eccolo. Mamma mia. Guardalo, mi si avvicina. Una palla compressa di energia. Tutta piena. E scoppia. E fa gol. Mamma mia, 2-0. Due gol contro uno spirito guerriero, signori. Due. Due. Non uno, due. A questo punto... Ah, questo fa il pinguino? No, a livello 2... Ah, sì. Allora a livello 1 cos'era? Forse tipo calcio... No, calcio gemello non è, può essere livello 1. Allora, contro i pinguini che sono di livello 2, una manetta del colosso ce la farei, eh? Proprio giusto per vedere. Per evitare che ci facciano un gol così a cavolo. A parte... Non era carico Darren? No, strano, mi sembrava che fosse carico. Comunque, questo primo tempo, volevo dire, lo finisco con loro. Poi al secondo cambio metto gli altri. Ecco, no, facciamo... Oh no, hanno attivato lo... Quello non correva sul posto, moonwalk faceva. Questo non mi pare che abbia... Ecco, questo sì, il tiro ce l'ha questo. Però evito. Appena che ho toccato il pulsante, eh. Appena che l'ho toccato... vedi però? Almeno si finiscono il burning. Tachione, più veloce della luce. Tachione dovrebbe essere un'unità di misura di velocità. Tachione, l'altro giorno avevo letto tachione, però non mi è rimasto impresso bene in mente. Una cosa interessante era poi tachione. Comunque si ha a che fare con la velocità, ecco. Perché appunto spiego. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, arieccolo, arieccolo. Il Big Ban. Io, guarda. Io non lo so, ragazzi, 3-0 il primo tempo. Hanno fatto una partita i miei giocatori. Perché alla fine non sono più neanche io a guidarli. Proprio è l'istinto. Sono in ultra istinto le mie. Solo le mie mani, però, eh. Solo le mie mani, perché il mio cervello deve essere libero, no? Di proferire. Quindi. Solo le mani sono in ultra istinto. Non ci voglio credere. Ecco, no. Vai. Altro che ultra istinto. Altro che ultra istinto. Mamma mia. Guardalo, già investito dalle fiamme. Hanno fatto terra bruciata. Non ce l'hai per nessuno. Sì, con questa non ce la farai mai. Ma non ce la farai neanche con lo spirito guerriero. Ma figuriamoci con questa. 4-0. Oh mio Dio. Bound of Flame. Vabbè, questa è carina comunque. Guarda, me la voglio proprio rischiare. Mano di luce, proprio faccio proprio lo spaccone. Se prendo gol, prendo gol, non importa. Non lo prendo! Darren! Darren è confermato il portiere più forte del gioco. La finiamo in gran bellezza. Come tutte le altre, però questa è la finale, insomma. Capite che è un po' diverso, no? Oh no, non gliel'ho messo Gran Ferrir. Ma è la prima cosa che ho fatto quando ho preso l'amicizia loro. Non l'ho messo? No dai, non può essere. Mo appena posso ci provo, perché io sono sicuro
La prima cosa che ho fatto appena ho raggiunto l'amicizia con loro è stata rimettergli Gran Ferrir. Io l'ho detto che Darren è più forte, però vediamo se si riconferma. Perché ha fatto quello spirito guerriero. Darren è più forte. Però si sta scaricando, Gli manca davvero poco. Bene, bene. E poi mi pare che il tiro l'ho dato a Dylan e non a Mark. Però ci provo. Mamma mia, scarichissimo proprio. Non gli affiderei neanche un grammo di fiducia. Vabbè. No. Se carica solo con lui, no. Perché doveva caricare anche con Eric, visto che dovrebbe essere a 3. Però sia Dylan che Mark mi davano Unicorn Boost. Quindi il tiro deve essere per forza di Eric. Anche perché andando a controllare gli altri due mi dava sempre Unicorn Boost il secondo tiro. Quindi solo uno, cioè, quindi o mi segnava solo il primo e quindi mi sbaglio con quello di Eric. Non lo so, ragazzi. Pensavo di averlo messo, ma niente, vincerò anche senza. Certo, mi dispiace un po' perché se ne va la strategia di... Però passaggio più lento di tutta la vita. Ad ogni modo, le prime due partite super noiose. Questa qui è un pochino più movimentata, ma nulla di eclatante. Ah, vabbè, angolo anch'io su. Vabbè, proprio voi ve la cercate. Dai però. E su. E dai. Go to hell. Va qui l'inferno. E quanto alto. È da solo. È solo, si prepara. Gli va in faccia a portiere e gli fa tornado di fuoco. Evoluzione 1. Ah, scusi. Però no, fuoco e fuoco tra colleghi, Mamma mia. Intrattabile. Anche se mi aspettavo che un Axel Blaze dell'Inazuma Japan avesse altri tiri. Tipo tormenta di fuoco oltre a tornado. No, ragazzi, mi sa che non ce l'ho per niente il tiro. Né con l'uno né con l'altro. No, no, io ci provavo comunque, perché sai. No, vedi, non carica per niente. Ah, porca miseria, ci avevo quasi sperato. Invece era lui. Vabbè. Un altro King Fire. Ed è sempre carico lui? Ma che mangia questo a cena? Le verdure? Beh, per avere quel fisichetto lì, solo verdure, sì. No, ragazzi, no, non facciamo scherzi. No, addosso, ragazzi, è finita. Aspetta, a meno che Darren non si sia caricato al massimo. Se Darren è carico al massimo, posso fare, senza sprecare punti, la mano del finale, la mano di forza, parata di forza, quello che è. Vediamo un po' se effettivamente... No, però posso fare questa. Mano del colosso! Mi la prende. Bene, beh, se no mi rubava palla lui. Me lo sento proprio nelle gelatine. Come dice una certa persona. Dai che go. Dai. Distruttore di elementi, ti distruggo anche il fuoco, no? Il ka è il fuoco. Furin Kazan. E infatti l'ha distrutto. Furin Kazan. Ovvero aria, foresta, fuoco, montagna. O terra al limite. Mangia un po' di ramen, Darren, che ti recuperi i punti. Bello, bello lui, che si è recuperato tutti i punti. Continua la battaglia contro il quinto settore. Signori, siamo quasi alla fine. Mancano 3 minuti, più 2 eventuali di recupero. Ma direi che le sorti di questa partita sono già state scritte. Vabbè, avete capito. Le sorti.
Comunque, alla fine del tutto, Strikers è un bel gioco? 2013 sì, è un bel gioco. Il primo è un'idea nuova, quindi ci sta. Il secondo non aggiunge nulla se non due squadre e gli spiriti. Questo qui, 2013, invece, è quello che davvero ha tutto. Probabilmente non hanno fatto la versione di Galaxy perché Galaxy ha venduto pochissimo in Giappone, quindi non si sono neanche sprecati a usare i PG che avevano già per la versione, insomma, diciamo casalinga su Wii, che già era in condizioni ormai era quasi dismesso, ecco. C'era già Wii U che spadroneggiava, ma spadroneggiava fino a un certo punto. Perché le terze parti non ci sono state, visto che è una console che purtroppo ha il grosso problema di chiamarsi come la sua sorella maggiore. Anche se le console Nintendo poi sono tutte quante maschi, Ha il problema di chiamarsi Wii. E poi sia Wii U o Wii, la gente comunque sia, ci si sbagliava. E siamo arrivati a 6 a 0. Cosa succederà una volta che avrò vinto anche questa coppa? Credo che non accadrà un bel niente. Però magari vediamo, facciamo la solita foto. Ogni volta ovviamente si può riaffrontare il torneo e ci saranno sempre squadre diverse. Però ragazzi, la collezione qui l'abbiamo finita, voglio dire. Abbiamo tutti i trofei, quello più brutto però è questo qui. Cioè guarda qui, oddio, anche questo, non è che questo sia da meno, eh. L'ultima cosa, cambio l'emblema. Metto quello del quinto settore perché gli abbiamo preso la testa e ci abbiamo inzuppato. Evitiamo di essere volgari. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven. E prossima avventura con Inazuma Eleven saranno le sfide a livello 99. Ne porterò alcune, vediamo. Poi devono anche comunque sia appagarmi. Se le faccio e non mi appagano. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!